in toto organizzare le cose, però poi di sabato, la domenica, soprattutto le donne che sono impegnate con le spese e quant'altro, quindi vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi. Posso dire che la nostra esperienza non contempla una platea, diciamo, così numerosa ed attenta. Quindi vi ringraziamo soprattutto a te che ci hai voluto ospitare in questa bella realtà che francamente non conoscevamo. Perché siamo qui? Siamo qui, tu già l'hai detto, cioè noi non vogliamo, non è nostra intenzione stravolgere alcunché. Noi siamo qui perché siamo convinti che questa storia di cui tu hai portato questo reperto, che è un vero e proprio reperto storico, e con la quale tutti ci siamo trovati a fare i conti. Io pure, quando ero all'elementare, il maestro ci parlava dei padri della pace, ci parlava di Mazzini, ci parlava di Garibaldi, dell'impresa mirabolante da quarto al volturno. A dire il vero, io mi domandavo, avendo mio padre che faceva l'insegnante, mi preoccupavo, caro Fernando, di chiedere, dice, ma è possibile, Mari, che Garibaldi con 1000 uomini ha sconfitto l'esercito così numeroso, così agguerrito? E mi ricordo anche le parole che diceva mio padre: attenzione, perché non tutto quello che trovi scritto sui libri è vero. Mio padre è un insegnante che ha insegnato per 42 anni. Ora questo ricordo di mio padre mi ha fatto balenare un po', dice, ma forse non tutto quello che abbiamo scritto effettivamente. Anche io ho presentato da mia nonna. Quindi ecco, noi siamo qui nel tentativo improbo e forse anche improbabile, perché visto che la vulgata storiografica dominante è sempre così bella, puntuale, nel tentativo di rimettere per quanto possibile le cose, il fenomeno nelle giuste dimensioni. Oggi parleremo di brigantaggio post-unitario, a cui poi magari Claudio ci introdurrà nei lavori. Però io, proprio vedendo qui e me la sono appuntato, mi è venuta in mente una frase che diceva spesso James Joyce, famoso poeta irlandese letterario, e diceva: la storia è un incubo dal quale sto cercando di liberarmi. E perché diceva questo? Perché la storia a volte è un incubo. Perché se noi vediamo come è stata raccontata, soprattutto la storia degli ultimi, di come è stata fatta la nostra nazione, c'è veramente da preoccuparsi. Perché noi abbiamo riscontrato, proprio attraverso documenti di archivio, non solo io, ma anche altri prima di noi, che oggi vengono bollati con l'epiteto di revisionisti. Oggi, se tu vuoi sminuire il compito di uno storico, di un giornalista, io faccio giornalista di professione, ma anche di un letterato, dice, ma quello è un revisionista. Ma revisionista non è una brutta parola, signori miei, perché chi fa le ricerche storiche, chi è adulto a frequentare gli archivi, deve essere all'obbligo di essere revisionista, per il semplice fatto che se io trovo un documento che mi va a smentire tutta la vulgata precedente, anche se è un documento imbarazzante, anche se è un documento scomodo, io ho l'obbligo di portarlo a conoscenza. Ecco, per quel che riguarda il discorso del brigantaggio post-unitario, di cui poi avremo modo di parlare più a lungo, io ho cercato di fare proprio questo, cioè di mettere i puntini sulle i e di vedere quel che è stato scritto e soprattutto quello che non è stato scritto. Dico solo questo, che Franco Molfese è stato il più grande studioso del brigantaggio post-unitario, che scriveva i suoi libri coraggiosi, perché eravamo nel 1960, quindi l'epoca era passata appena 100 anni dall'Unità d'Italia. Ebbene, Franco Molfese, che è il primo che ha aperto, ha scoperchiato questo pentolone, diceva: ho rinvenuto i resti di un naufragio. Perché, cara Rosa, negli archivi, e ancora oggi, non troviamo niente. Troviamo solo quello che ci hanno voluto far trovare. Materiale scomodo è stato messo nei cosiddetti archivi della vergogna, ma non solo per il discorso dell'Unità d'Italia, ma anche per quello che riguarda l'ultima guerra, per quello che riguarda il fenomeno della resistenza, per quello che riguarda le foibe, di cui io sono uno dei più grandi studiosi contemporanei. Però dico questo, ormai gli archivi della vergogna devono essere aperti. Se veramente noi facciamo parte di un grande paese, allora non dobbiamo aver paura della nostra storia e anche di quelle pagine della nostra storia che sono state, per così dire, scomode. Ne dico una per tutti: Ponte Landolfo e Casalturi. Qui giochiamo praticamente, voi conoscete meglio di me le vicende di questi due paesini, di cui poi parleremo.
Ecco, un grande paese non deve aver paura di ripercorrere la propria storia e soprattutto di percorrere quelle pagine che sono state, per così dire, poco nobili. Quindi lasciamo perdere la Vulgata, io capisco. Il comandante Saleri ha servito e saluto assieme a tanti amici del presidente Giandone, Giancarlo Rinaldi, Fernando Di Vieri, ringrazio di essere venuti. Il comandante Saleri ha giurato fedeltà per anni a questa bandiera. Ma ciò non toglie che, dietro di questa bandiera ci sono delle pagine veramente poco edificanti. Per cui noi, come diceva Rosa prima, non vogliamo stravolgere niente, non vogliamo fare rivoluzioni, però vogliamo che la storia, quella vera, perché non esistono storie di serie A e storie di serie B, come diceva qualcuno, ma esiste una storia, che è la storia vera, e la storia vera si fa con i documenti. Il mio libro è fatto attraverso documenti di archivio. Claudio ne contava quanti archivi? 15, 16, quindi sono documenti tutti tratti dagli archivi. Tenendo conto che gli archivi contengono documenti ben indirizzati di una sola parte, che sono la parte che ha vinto la storia, non di quella che ha perso, ecco, allora, indagare questi documenti in maniera preconcetta è secondo me il compito di ogni storico che sia onesto intellettualmente. E comunque grazie di questo lavoro. Ci mancherebbe. Grazie a voi per la pazienza e per quanto vorrete resistere.